Oggi tratteremo un tema molto interessante che sicuramente sarà di interesse per gli amanti dello yoga e per gli amanti della letteratura tolkieniana. Vorrei approfondire uno dei temi che è stato trattato già ampiamente, che riguarda le figure femminili in Tolkien, ma tratteremo in che modo il mondo indiano ha a che fare con queste figure. Come tutti sappiamo, Tolkien era un attento studioso della linguistica e della glottologia. Si può dire che le sue opere nascono appunto per un lavoro filologico, interculturale, attraverso il quale voleva ricreare una sorta di mitologia vera e propria. Secondo alcuni studiosi, gran parte dei linguaggi utilizzati nelle varie popolazioni della Terra di Mezzo di Tolkien derivano appunto da linguaggi preesistenti, essendo Tolkien un attento linguista. In particolare Mark Hooker, uno studioso di filologia, ha sviluppato una teoria, da cui poi un libro, che riguarda proprio il rapporto fra Tolkien e la lingua sanscrita. La lingua sanscrita, come tutti ben sanno, appartiene a un orizzonte filosofico e religioso riguardante lo yoga. Qui mi piacerebbe creare un vero e proprio lungo parallelismo di carattere interreligioso fra quella che è la tradizione vedica e quelli che sono poi i grandi politeismi europei. In particolare, per chi mi sta ascoltando, consiglierei la lettura dei tre volumi che riguardano il politeismo di Dario Sabbaducci, che appunto ha creato un attento studio dal punto di vista linguistico per vedere quanti parallelismi esistono nei vari politeismi. Ed è un lavoro che ritroviamo anche in Tolkien, perché Tolkien lavora molto dal punto di vista filologico e linguistico, proprio sulle varie tradizioni. Basti pensare che, ad esempio, tutto il linguaggio delle popolazioni di Rohan presenti nel Signore degli Anelli derivano dall'Old English, quindi il suo è uno studio molto ampio e strutturato. E addirittura alcune figure potrebbero essere ispirate a tradizioni religiose e mitologiche più antiche. In particolare oggi io vorrei parlare della figura di Eowyn. Per chi ha letto le varie saghe tolkieniane, sa benissimo di cosa sto parlando. Eowyn era una fanciulla con una attitudine guerriera ed è colei che scendendo sul campo di battaglia del Pelennor nel terzo libro del Signore degli Anelli riesce ad uccidere il re dei Nazgûl, che era una sorta di negromante re che nessun uomo poteva uccidere proprio perché per una sorta di poteri magici che gli erano stati attribuiti da Sauron, non poteva assolutamente essere sconfitto da nessun uomo. Ecco, la grandissima capacità autoriale di Tolkien crea dei personaggi molto strutturali ed interessanti. Questo particolare personaggio è riconducibile alla figura di Durga nei Veda. Durga, senza dubbio, in tutto il pantheon induista è considerata una delle figure più importanti. Perché è importante? Perché è una di quelle rappresentazioni femminili che interpreta perfettamente il concetto di Shakti. Che cos'è Shakti? Shakti è quella forza incontrollabile, naturale, presente nelle figure femminili. Tutte le figure femminili sono composte appunto di questa energia nel pantheon induista. Ma in particolare, come nasce e come viene creata questa figura, è molto interessante. C'era un demone, secondo i Veda, si chiamava Mahishasura, che possedeva delle doti belliche formidabili. Nessuna delle divinità riusciva a combatterlo in guerra. La stessa sacra Trimurti composta da Brahma, Shiva e Vishnu
tentò di sconfiggere questo demone con scarsissimi risultati. Proprio perché in relazione alle sue capacità ascetiche, pregando in maniera ossessiva, questo demone era riuscito ad ingraziarsi Brahma e ottenere il potere dell'invincibilità. Non poteva essere sconfitto da nessun uomo. Così tutte le divinità del pantheon induista si radunarono per generare attraverso la loro forza un'arma che potesse finalmente sconfiggere questo demone. E i loro sforzi, invece di generare qualcosa di poderoso, di straordinario, di distruttivo, generarono una stupenda fanciulla. Questa stupenda fanciulla in realtà era la perfetta incarnazione dello Shakti, di questa forza generatrice selvaggia della natura femminile, e poteva essere l'unica capace di sconfiggere questa divinità, questo demone. Così gli vennero donate delle formidabili armi da guerra, gli venne dato il Vajra di Indra, questa arma capace di gettare fulmini, il tridente di Shiva, il disco di Vishnu e una poderosa cavalcatura che era appunto il leone sul quale viene ancora raffigurata, che gli veniva donata da Himalaya, il dio delle nevi. Venne raffigurata con una stupenda fanciulla perché il suo viso venne scolpito da Vishnu, il suo busto scolpito da Indra, il suo seno da Chandra, e scese in battaglia contro questa formidabile demone e riuscì a trionfare. Quindi è molto interessante cercare di creare appunto un parallelismo tra queste due figure, il ruolo che ha appunto Durga all'interno della tradizione induista e l'utilizzo che ha fatto Tolkien della figura di Eowyn all'interno della sua saga. Come abbiamo detto precedentemente, l'attenzione verso il sanscrito in tutti gli studi linguistici tolkieniani è stato molto profondo. Quindi mi sembrava importante sottolineare questo parallelismo tra queste due figure, sperando che sia di interesse sia per chi si occupa di storia delle religioni, di yoga, e per tutti gli amanti della letteratura tolkieniana. Per quanto riguarda i nostri interventi, vi invitiamo sempre a seguirci sul nostro sito www.antroposudio.org, in cui pubblicizziamo sempre le nostre iniziative che riguardano l'antropologia, vissuta soprattutto dal punto di vista del rapporto archetipico uomo e natura. Quindi organizziamo degli incontri formativi presso la nostra sede, ma anche outdoor, perché è una delle tematiche a noi più care. Ci vediamo presto per il prossimo incontro online in cui parleremo appunto di temi di carattere antropologico. Grazie per l'attenzione e a presto.